Buonasera cari telespettatori, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Forum delle Piccole e Medie Imprese. Stasera parleremo di un argomento a noi caro e quindi parleremo ancora della capacità di innovazione delle imprese italiane e del Made in Italy in generale. Ne parleremo insieme a Michele Bartian, Export Manager di Telme SPA, ne parleremo insieme a Fulvia Bacchi, responsabile comunicazione linea pelle di Unic, quindi l'Unione delle Industrie Conciarie, e ne parliamo insieme al caro amico Milo Goi, giornalista economico. Allora, Michele Bartian, parto da lei. Vogliamo, buonasera, vogliamo raccontare un po' ai telespettatori quella che è l'attività di Telme SPA? Siamo una piccola azienda in un settore dominato, direi assolutamente, dal comparto italiano. Produciamo macchine per gelateria e pasticceria, quindi sono macchinari alimentari. Ecco, infatti un po' ovunque quando noi giriamo all'estero, a me viene in mente per esempio la Francia perché è un paese che frequento cioè molto spesso, diciamo, e dappertutto si legge gelato italiano, questa è una motivazione perché noi siamo più bravi a fare il gelato degli altri? Diciamo che abbiamo una cultura e una tradizione lunga sul gelato artigianale. E nel nostro paese ci sono moltissime gelaterie e anche negli altri paesi dove la cultura è importante come Argentina, Messico, Germania, Austria, la maggior parte delle gelaterie con prodotto artigianale è fatto da italiani. Ultimamente voi avete creato, se non sbaglio, una nuova macchina. Sì, abbiamo recentemente ottenuto un premio ad una fiera in Polonia per una macchina chiamata Ribot e noi la definiamo in maniera simpatica una pentola magica, e diciamo un cilindro che può congelare e scaldare controllando temperatura, rotazione, velocità e si possono cambiare degli accessori. Quindi è una sorta di bimbi grande e professionale. Quindi è una macchina per la pasticceria in questo caso? È una macchina per la pasticceria che può fare anche gelato, che può fare anche ricette di gastronomia. Fantastico. Parliamo sempre di Made in Italy con Fulvia Bacchi. L'Unione Italiana delle Industrie Conciarie raggruppa imprese delle dimensioni e delle attività più varie. Vogliamo illustrare la vostra organizzazione? Allora, la conceria italiana è fatta soprattutto di piccole e medie imprese che sono localizzate soprattutto in quattro regioni: Veneto, Toscana, Campania e Lombardia. Sono aziende leader in Europa e nel mondo. In Europa rappresentiamo il 77% della produzione, nel mondo il 20%, ma siamo soprattutto dei leader a livello qualitativo. Siamo all'avanguardia per innovazione. Le nostre aziende ogni 6 mesi rinnovano i campionari e le pelli che utilizziamo sono destinate alla calzatura, alla pelletteria, all'abbigliamento, all'arredamento e oggi anche al settore automotive che sta assorbendo quote di mercato sempre più ingenti. Sono aziende, come ho detto, leader. Sono aziende ecologiche perché recuperano un sottoprodotto della macellazione e hanno uno spiccato impegno ambientale. Per noi la sostenibilità di questi tempi è uno dei temi di maggiore interesse, una sostenibilità che si manifesta non solo con l'attenzione all'ambiente ma dal punto di vista etico-sociale. Quindi ecco, come l'italiano del Made in Italy, della conceria, riesce a battere la concorrenza che immagino sul mercato si presenti da tanti fronti, non so, penso anche alla Cina. Allora, faccio una premessa, che la Cina oggi da 25 anni è il nostro principale cliente. Ecco, bene. Questo nasce anche dagli effetti della delocalizzazione di grossi gruppi, soprattutto americani e tedeschi, in Cina. Ma noi abbiamo una qualità tale per cui posso dire che senza le concerie italiane non esisterebbero le cosiddette imprese del lusso. Tutti i grandi gruppi, i grandi brand si servono delle pelli italiane, che sono una garanzia non soltanto dal punto di vista stilistico, ma proprio anche qualitativo
di rispetto per il consumatore, sono esenti da sostanze pericolose, tossiche per la salute, quindi veramente un'eccellenza. Questa è una splendida informazione anche per i nostri telespettatori, Milo, condividi? Sì, assolutamente. Chi mi segue sa che io sono sempre stato un grande sostenitore dell'italianità, non ho mai creduto più che tanto alla cultura del declino. L'Italia a livello diffuso ha ancora, come hanno detto i due gentili ospiti oggi, ancora delle eccellenze, non ha ancora, ha e avrà ancora in futuro delle eccellenze che non sono imitabili. Certo che quando poi noi leggiamo che l'Unione Europea fa di tutto per toglierci la protezione, non la protezione nel senso dei dazi, ma la protezione nel senso della qualità, del controllo, questa è una cosa che un po' dispiace. Io credo che il peggiore nemico, adesso dico una cosa un po' forte, ma sai che lo dico, il peggiore nemico della qualità italiana è l'Unione Europea. Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Emilio, ti volevo fare anche un'altra domanda. Non ti sembra che la stampa, anche italiana, tutto sommato, tenda sempre a parlare in negativo? Cioè, voglio dire, quando si parla di Made in Italy, per esempio, si sottolineano spesso sempre soltanto le vendite, ma mai le nostre acquisizioni. Eh sì, noi abbiamo, è comune in tutta la stampa, perché la notizia negativa tira più di quella positiva, questo è fuori di dubbio. Se un santo ruba fa più notizia che non se un ladro fa un'elemosina, questo è chiaro. Però noi italiani abbiamo un po' questo, non direi vezzo, direi questo grosso difetto, e invece per fortuna facciamo anche delle acquisizioni. Prima ricordavamo Campari con Grand Marnier, notizia recente, vabbè, se vogliamo anche così andare un po' sull'iperbole, ricordiamo Piret Chrysler, ma sono tanti casi, però io direi anche una cosa, se qualche volta ci comprano, non è che dobbiamo viverla negativamente. Quando, restando nel settore della signora, se Pinot compra Gucci, è perché Gucci è un'eccellenza. Quindi se ci comprano, uno compra le cose che funzionano, non le cose che non funzionano. Quindi non è sempre così negativo. E comunque vorrei fare un'osservazione giornalistica più di vissuto. Nonostante tutto, Gucci viene vissuta come un'azienda italiana, anche se fa parte del gruppo Pinot. Questo vuol dire che questo tipo di prodotto può anche cambiare assetto societario, però resta sempre nel DNA italiano, come diceva l'amico Fabianco. Cosa ne pensi, Fulvia, visto che ha toccato? Io penso che l'italianità sia uno dei motivi per cui il gruppo ha acquistato Gucci e che la vogliono mantenere, perché senza la sua italianità non avrebbe più ragione di esistere. E nel mondo Gucci viene considerato un prodotto italiano, non francese. Certo, se poi pensiamo agli artigiani, ai laboratori che lavorano, queste eccellenze non possono che essere italiane. Certo. È un'arte che risale al Rinascimento e anche molto prima. A Pompei, si diceva. Sì, infatti, come associazione abbiamo provveduto al restauro di una conceria romana all'interno degli scavi di Pompei. Questo dà anche l'idea della tradizione che noi abbiamo, che la conceria italiana è anche e soprattutto fatta di cultura, non soltanto certo. Di manualità, diciamo. Bene. Vogliamo ritornare a parlare di Telme e delle macchine che produce e anche, diciamo, dei mercati che copre. Allora, diciamo che noi come azienda siamo nati prevalentemente servendo il mercato italiano e direi che una quindicina d'anni fa avevamo un fatturato diviso per l'80% sul mercato italiano e 20% sul mercato estero. Oggi la situazione si è completamente rovesciata e abbiamo un fatturato impegnato per l'85% sui mercati fuori dall'Italia e un 15% sul mercato italiano. Quindi diciamo che c'è stata una flessione delle vendite in Italia dovuta a una crisi, più che altro una crisi, una saturazione anche di macchinari ormai non più sempre rimpiazzabili con macchine nuove, ma c'è grande spazio all'estero per il nostro settore. Quindi avete fatto un grosso sforzo di internazionalizzazione? Diciamo che abbiamo sempre venduto molto in Europa e anche qualcosina fuori Europa, sempre di più stiamo andando anche fuori dai confini europei, dove io vado personalmente aiutato, anche coadiuvato su altre zone da altri due export manager, per cercare di andare a conquistare mercati nuovi. È molto faticoso per un'impresa fare un processo di internazionalizzazione di questo tipo?
è faticoso da un certo punto di vista, da un altro punto di vista è facile. Cominciamo a dire che quando si vende fuori dai confini italiani i pagamenti sono anticipati, quindi una grande problematica viene risolta. Certo che fare 15 ore di volo, vivere sempre solo in alberghi e stare lontani da casa ha anche i suoi svantaggi. Quindi è faticoso e dispendioso nello stesso tempo, perché comunque quello che fate è un investimento che poi, per carità, dà dei buoni risultati in ogni caso. Senti Milo, io spesso l'ho detto in questa trasmissione, condividi il fatto anche che il nostro Made in Italy viene venduto spesso per la mancanza di successione da padre in figlio? Non abbiamo tanto tempo prima della pubblicità, ma te lo chiedo lo stesso. Purtroppo sì, purtroppo il cambio generazionale è sempre stata... così è sempre stato un po' una spina nel fianco. Avevano fatto delle leggi in cui avevano quasi azzerato anche l'imposta di successione, purtroppo queste leggi sono state un pochino ridimensionate, però senz'altro sì, la successione è la nostra spada di Damocle, è vero. La nostra spada di Damocle, soprattutto perché spesso i figli non vogliono continuare l'attività del padre, lì c'è poco da fare. Non sono capaci. Certo. Diamo spazio alla pubblicità, ci vediamo subito dopo.
Cari telespettatori, riprendiamo la nostra trasmissione. Stasera, come altre volte, riprendiamo un po' quelli che sono i nostri argomenti, il portare sempre in prima linea le aziende di successo del Made in Italy. E stasera, per esempio, vorrei parlare con Michele Bartian di come è avvenuta o come sta avvenendo la successione nella sua azienda, che mi pare sia un caso positivo di successo. Sì, diciamo che l'azienda è stata fondata da mio padre, che ha lavorato 30 anni in questa azienda, prima in un'azienda precedente che faceva, diciamo, lo stesso tipo di macchinari, ed è arrivato il momento per lui, in maniera, diciamo, dolce, di defilarsi dall'attività. È stata una scelta abbastanza complicata per me decidere se continuare o seguire altre strade, perché comunque il paese Italia non favorisce molto la produttività delle aziende. Diciamo comunque che il nostro settore per le macchine del gelato al momento non ha subito grandi crisi. Il mondo è ancora grande, è un settore di nicchia dove si può ancora fare bene, quindi c'è stata tutta la mia volontà e fermezza di voler continuare un'attività che ci ha sempre dato discrete soddisfazioni. Bene, ecco, io dico ai telespettatori che ci seguono da casa che se volessero porre dei quesiti agli ospiti che sono presenti stasera, o comunque in generale dei quesiti ai quali poi noi rispondiamo, possono scrivere alla mail che la regia manda in sovrimpressione. Ecco, Fulvia, la problematica della successione nell'industria conciaria, come avviene? Come viene affrontata? Direi che l'industria conciaria ha una tradizione tale per cui la successione direi che è quasi automatica. La maggior parte dei figli dei conciatori lavora in conceria. È una realtà produttiva così vivace, così innovativa, che difficilmente uno può resistere alla sua attrazione, diciamo. Sì, perché poi si vedono tutte queste belle pelli, morbide, colorate. Solo guardarle. L'industria conciaria è strettamente legata al mondo della moda, quindi anche, sicuramente certo. È un'attività sì. piacevole gli ambienti. Che invade moltissimi campi, dalla chimica al fashion appunto, ma anche alla conoscenza dei mercati esteri, sia per l'acquisto di materia prima che per la vendita. Basti dire che noi esportiamo in 107 paesi del mondo, per capire quali possono essere le prospettive di una persona che lavora in conceria, di conoscenza, di approfondimenti. E quindi direi che è un settore che, come quello dei gelati, non ha subito grossi problemi. È vero che adesso ci sono diverse difficoltà, però è un settore che offre ancora grandi opportunità. Benissimo. Milo, tu hai fatto uno studio sulla successione di padre in figlio? Beh, diciamo che come direttore spesso, nelle riviste appunto che guidavo, ho affrontato questo tema. Beh, diciamo che se restiamo a Milano si vede che i grandi nomi dell'industria milanese non hanno più l'azienda. Mondadori, Rizzoli, Pirelli, la stessa Falck. Ma forse anche un discorso di dimensioni. Fino a quando abbiamo delle aziende che vanno molto bene, ma che sono piccole, perché effettivamente è molto capillare anche il settore delle concerie, è un settore capillare, non c'è un'azienda enorme, anche della gelateria, delle macchine per gelati, va bene. Quando si assumono dimensioni che per forza di cose devono cominciare a essere globali e planetarie, beh, è chiaro che una famiglia tende ad avere delle alleanze e spesso, per mille motivi, la vecchia proprietà o esce o resta con una quota minore. Poi c'è anche un altro fatto, che in settori che non sono settori ad alto fascino, come appunto quello, diciamo, della moda, o limite anche quello del gelato, ma noi abbiamo un'imprenditoria che spesso è frutta proprio di genio di persone che vengono da niente. Adesso non mi ricordo più se Rizzoli o Mondadori erano un martinit, cioè un orfano, e lì obiettivamente il genio è difficilmente trasmettibile. Anche perché il genio nasce dalla difficoltà, dall'umiliazione, io ne sono profondamente convinta, cioè se te nella vita affronti delle difficoltà molto grandi, sviluppi una capacità di reagire alle difficoltà impareggiabile, e chi si trova magari
senza papà, senza mamma, affronta la vita in una maniera così subito difficile all'inizio che sicuramente tempera il carattere e dà la grinta poi per affrontare tutto il resto. Ecco, ma torniamo a parlare di gelati. Ma come mai il nostro gelato italiano è il più buono al mondo? Questo voglio capire io. Allora, iniziamo a dire che nel nostro paese ci sono come pure gelaterie circa 16.000 locali. Solo per dare un piccolo esempio, se andiamo negli Stati Uniti, che è un paese immenso rispetto all'Italia, ci sono solamente 700 pure gelaterie. Diciamo che la nostra nazione ha veramente una grande tradizione e storia per questo prodotto. I produttori delle materie prime come aziende sono quasi tutte italiane, i produttori dei macchinari sono quasi esclusivamente italiani, quindi si è creato un polo per il gelato artigianale dove l'utente, se vuole avere qualità, deve rivolgersi al nostro paese. Beh, questo mi sembra. Ma quindi Milo, secondo te, quando si dice che noi facciamo poca ricerca, poca innovazione? Beh, può essere al limite vero a livello di massimi sistemi, ma a livello di impresa diffusa gli italiani sono molto molto innovatori. Dal Sarto che inventa, che sono un nuovo tipo di asola, via via ad aziende più strutturate come quelle rappresentate dai gentili partecipanti al dibattito di oggi. Ma io appunto ho un amico, un giorno te lo porterò, che fa reti ecologiche, cioè in pratica al posto di usare i pesticidi, con una rete si copre la pianta. E uno dice: dov'è l'innovazione? È molto innovativa, perché la rete deve essere talmente densa da non far passare il parassita, ma al tempo stesso talmente ampia da far passare il sole e il vento. Sembra una sciocchezza, una cosa artigianale, però tanto l'abbiamo fatto noi e non l'hanno fatto né i cinesi, né gli americani, né altri europei. Ecco, ritorniamo ai concorrenti della pelle. Chi sta provando a fare concorrenza all'Italia? La Francia mi viene in mente, o altri paesi? Non sono all'altezza. No, non è che non sono all'altezza, è che la conceria italiana è così, così forte, soprattutto anche a livello di dimensioni, è così lontana dalle dimensioni. Vi faccio un esempio. In Italia ci sono 1.300 aziende, in Francia ne sono rimaste 100. Magari queste 100 hanno sicuramente delle caratteristiche, delle qualità ineccepibili. Però in Italia c'è un discorso che vorrei definire di concertazione. Appunto, come dicevamo prima, i distretti hanno dato vita a una sorta di collaborazione così intensa tra il conciatore che sa scegliere la materia prima, l'azienda chimica, l'azienda di macchine, lo stilista, l'artigiano, che difficilmente è un modello che gli altri paesi possono imitare in questo. Non esiste, è una realtà soltanto italiana. Ma quella grande marca francese, di cui ovviamente non farò mai il nome, le cui borse tutti vogliono, anche se costano migliaia di euro, e che ci vogliono tempi inimmaginabili per ordinarle, comprano pelli italiane. Oh, sì, questo volevo sentire dire. Comprano solo pelli italiane. Questo volevo sentire dire. Loro hanno acquisito qualche conceria in Francia o in Belgio, se parliamo di questo gruppo, ma poi le pelli le vengono a prendere in Italia. Ah, che bella musica per le orecchie. È vero. Anzi, posso anche dire che molte produzioni di certi brand così famosi, di cui non faremo nome, sono proprio in Italia, producono direttamente in Italia. Ecco, questo si deve sapere, no? Perché i giornali, secondo me, spesso danno una visione catastrofica che invece non ha motivo di essere. Ecco, a questo proposito, questa grande pubblicità che è stata data al cibo, per esempio da Expo, ma anche da certe trasmissioni TV che proprio puntano sugli chef, sull'alimentazione, ha avuto sulla vostra attività una qualche influenza? Tenderei a dire che riscontri diretti al momento non ci sono stati. Lo sviluppo nostro aziendale per la vendita dei macchinari e la partecipazione alle fiere internazionali
ormai le fiere sono diventate lo strumento assolutamente più importante per non solo la vendita, ma anche per incontrare partner nuovi, per scegliere eventualmente se andare a presidiare mercati con filiali commerciali. E sicuramente, per esempio, la fiera più importante al mondo per il settore del gelato è il SIGEP di Rimini, quindi ritorniamo ancora al paese Italia. Comunque io direi che a livello di macchinari, quindi voi fondamentalmente facete business to business. Non vendete la macchina al consumatore, sì, magari avete anche una piccola linea. Al consumatore diretto non vendiamo quasi. Poteva anche starsi, sì. Quasi però mai. Se si va di prodotto, ecco, io dico che nonostante le difficoltà in questi 20 anni, il settore forse in cui l'Italia ha lavorato meglio è stato proprio quello in senso lato del cibo. Prendiamo cibo e anche beverage, pensiamo al vino. Il vino italiano 20 anni fa era considerato una schifezza. Tu che hai una, come dire, anche una scendenza, non lo so, mai esperienze in Austria, in Germania, una volta esportavamo il vino vinaccio proprio a peso. Adesso il vino italiano contende a quello francese, anche ad alto livello, alla leadership mondiale. E questo vale anche per il cibo, cioè la Barilla fino a 20 anni fa in America esportava pochissimo, adesso fa gran parte del proprio business. Quindi diciamo che oltre alla moda, anche il cibo ha lavorato molto bene. D'altronde quello che va è lo stile di vita italiano, saper mangiare bene, sapersi vestire bene. Quello che manca è il turismo. Quando lanciamo anche il turismo, che è la nostra terza grande eccellenza al momento, purtroppo molto trascurata, allora, come dire, potremmo essere ancora più ottimisti. Assolutamente d'accordo con te, siamo in chiusura di trasmissione, io ringrazio tutti gli ospiti di stasera e saluto i telespettatori alla prossima puntata. In collaborazione con Monica Melani & Partners, consulenti del lavoro associati, l'efficienza al servizio delle piccole e medie imprese italiane.